E ciao a tutti qui da Abel FC. Con l'addio vicino di Locatelli, il Sassuolo continua a guardarsi attorno e oltre a Marco Grujic ha messo nel mirino un altro centrocampista. Si tratta del brasiliano Matheus Henrique, che può giocare nello stesso ruolo del neo campione europeo, ma anche da trequartista, cosa molto interessante e utile a Mister Dionisi. Del brasiliano se ne parla già da tempo, uno dei migliori talenti degli ultimi 4 anni in Brasile. Un colpo di mercato che potrebbe essere importante fin da subito per la Serie A, per l'inizio del campionato, ma anche per una futura plusvalenza, visto le ottime doti tecniche del calciatore. Ma chi è Matheus Henrique? Può far bene in Serie A con la maglia del Sassuolo? Scopriamo insieme le sue caratteristiche e carriera, ma prima di partire, mi raccomando, iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo. Lascia un commento qui sotto su quello che pensi di questo calciatore e vai a vedere anche nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Matheus Henrique de Souza è nato a São Paulo il 19 dicembre del 1997. È un calciatore brasiliano, come vi dicevo prima, centrocampista del Grêmio. È cresciuto nelle giovanili del São Caetano, passando poi al Grêmio nel 2017 ed entrando a far parte in pianta stabile della prima squadra, a seguito della cessione di Arthur al Barcellona. Veniva considerata all'epoca uno dei migliori, se non il miglior profilo per la sua età in tutta la nazione. Rapido e difficile da saltare, pur non essendo molto alto. Ricorda, secondo me, tantissimo l'ex di Udinese, Roma, Inter e Fiorentina, David Pizarro, ma con più forza nelle gambe e un dribbling a volte sconcertante. Con un ottimo piede destro naturale e 175 cm, Matheus Henrique ha anche un'ottima visione di gioco, difficile da prendere nello stretto per la sua rapidità di esecuzione e buon senso tattico. Deve soltanto, secondo me, adattarsi ai ritmi di gioco europeo, ma con la classe e l'intelligenza che ha, non avrà, secondo me, problemi nel farlo. Da capire rispetto a Locatelli la tenuta fisica e i duelli corpo a corpo. Forse a lui manca proprio questa caratteristica che nel campionato italiano è fondamentale, da capire come giocherà il Sassuolo e come può renderlo meno difensivo e più partecipativo alla manovra e creazione di palagol. In questo caso lui diventa molto forte e può sconvolgere le partite. Il classe 97 ha molte stagioni da professionista sulle spalle, da pilastro del Grêmio, con cui ha vinto nel 2019 il campionato statale, quello gaúcho. Ha già esordito in nazionale maggiore, in una partita contro il Senegal. Ha disputato in carriera 70 partite in campionato con 5 gol e 3 assist, 21 partite in Libertadores con un gol, 8 partite in Copa do Brasil e gaúcho con un gol e 3 partite in Coppa Sudamericana con un altro gol. Da questi numeri capiamo, visto la giovane età, che ha già una discreta esperienza internazionale e sembra il momento giusto per lui per sbarcare in Europa. Napoli, Inter e altre squadre in Italia e in Europa hanno già sondato il giocatore in passato, ma ora il Sassuolo non vuole più perdere tempo e sembra che sia vicino a fare un'offerta ufficiale per il calciatore. Potrebbe essere un calciatore fondamentale nel gioco di Mister Dionisi. Potrebbe essere una sorpresa della Serie A. Ha un valore di mercato di 15 milioni, secondo Transfermarkt, ma per portarlo a casa, visto che è un pilastro del Grêmio, secondo me serviranno almeno 20 milioni. Ma vista l'età e il tasso tecnico, potrebbe essere un ottimo investimento per il futuro. E tu? Che ne pensi di Matheus Henrique? Può essere il giocatore giusto per il Sassuolo? Può far bene in Serie A? Mi raccomando, lascia un commento qui sotto.
Iscriviti al canale per vedere altri video come questo e non solo, e vai a vedere anche nel link in descrizione Fantacalcio Pro. Ciao ciao!